Salve a tutti e benvenuti ancora una volta in questo spazio dedicato alle conversazioni con i grandi artisti. Io sono Federica Limina e oggi ho il piacere di avere qui con me un cantante, un musicista giovanissimo, ma che ha già ottenuto dei grandi successi nel panorama della musica nazionale e internazionale, grazie alla sua bellissima e potente voce. Oggi gioca in casa di nuovo, perché lui è il messinese Alberto Urso. Ciao Ciao e Alberto! grazie per l'ospitalità. Ma Grazie grazie a mille. te per aver accettato il nostro invito, mi fa Grazie. molto piacere. Grazie. Allora, Alberto, innanzitutto il 12 febbraio è uscito il tuo ultimo singolo, Amarsi è un miracolo, che Sì. è una dolcissima ballata, davvero bella, che hai scritto tu in prima persona, ovviamente con dei collaboratori. Ci dici a che cosa hai ispirato? Ci parli di questo brano? Questo brano parla, insomma, che ci sono delle volte che ti devi allontanare dalla persona a cui vuoi veramente bene, però se c'è il legame veramente forte con questa persona, comunque ci torni, perché io credo nel destino, nelle storie, quelle là, quando c'è veramente, se devi tornare, torni con la persona a cui ami, a cui vuoi bene. E quindi, diciamo, una canzone d'amore che ho scritto io, poi mi sono fatto insieme a Daniele Core e Diego Mancino, che mi hanno appunto aiutato a far uscire questa canzone appunto come volevo io. Quindi sono molto felice di questo. Sì, il brano è molto bello e anche il registro, come dicevo, è dolcissimo, è romantico, però anche esprime proprio la potenza della tua voce in alcuni punti. Davvero ti faccio i miei complimenti. Grazie. Ma Grazie. ti posso chiedere un'indiscrezione, ma è autobiografico o è qualcosa che tu hai vissuto? Perché parla di un amore a distanza. Parlo di un amore a distanza, è una cosa che comunque noi artisti, insomma, noi che facciamo nell'ambiente musicale, che siamo sempre in giro, ci capita che ci dobbiamo allontanare dalle persone a cui vogliamo veramente bene. Quindi, sì, autobiografico. Ah, bene, bene. Ed è veramente consiglio a tutti di ascoltarlo. È un bellissimo lavoro con cui tu hai aperto Grazie. questo 2021. Sì. Però io vorrei parlare anche del tuo 2020, perché per noi è stato, per tutti, no? Un anno un po' particolare, che tu però hai vissuto veramente, sicuramente non al massimo perché ovviamente non hai fatto i live, però hai avuto tantissime belle esperienze, partendo innanzitutto dalla tua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Il Sole ad Est, no? Era la prima volta che calcavi quel palcoscenico, come ti Sì. sei sentito? Allora, è stata un'esperienza bellissima, la rifarei 100.000 volte perché Sanremo ti dà la possibilità di far sentire la tua musica a un pubblico veramente più ampio, quindi quello è l'obiettivo di noi praticamente cantanti. E poi, però poi calcare quel palco, l'Ariston, è un palco veramente che fa veramente venire, fa paura. La prima volta ho avuto molta, molta paura, però cioè, è bello, poi ci provi gusto. Quindi è stata una bella esperienza, Sanremo, la rifarei. Sì, te la sei cavata comunque egregiamente, È andata nonostante la paura, e bene. capisco l'emozione di trovarsi in un palco così grande, no? Che si sogna magari da quando si è piccoli. E il Sole ad Est, invece, ci parli del Sole ad Est, Adesso è una com'è? canzone che ha scritto, non l'ho scritta io, ho scritto Gerardo Pugli e Piero Romitelli. È una canzone pure quella là che allora, cioè, è una canzone che dedico a mia nonna, è dedicata a mia nonna, che è il mio sole ad est, che mi Sì, accompagna perché sempre. allora io l'avevo intesa diversamente, no? Come l'amore, come un faro, no? Come un faro di luce, un punto di riferimento. In effetti è molto bello sentirti dire Punto, che è esattamente, il mio dedicato. punto di riferimento è mia nonna che mi accompagna da tutte le parti. Il mio sole adesso. Bellissimo, bellissimo. Anche quella è una canzone che comunque riesce a sottolineare quelli che sono le tue note, no? La tua bravura, la tua voce, è proprio nelle tue corde. Grazie. Grazie, veramente. Però dopo Sanremo, e questo ora ci spiegherai bene cosa è successo, Sanremo non è stato l'unico teatro importante in cui tu ti sei trovato. Nel 2020, giusto? Quindi Sì, perché a un certo perché punto, sì, dimmi. no, perché ho calcato un palco bellissimo insieme a Catherine Jenkins, Royal Albert Hall,
che è uno dei palchi più belli che io abbia mai calcato fino adesso, perché là veramente ho cantato con un'orchestra di 90 elementi, con Katherine Jenkins, che è la star, la regina del crossover, del pop opera in tutto il mondo. Quindi là è stata veramente un'emozione che mi porterò per tutta la vita, una roba bellissima. Quindi devo dire che è stato il 2020 che mi ha, questa pandemia mi ha aiutato a scrivere tanta musica. Infatti, stando chiuso in casa, praticamente facevo sessioni di scrittura a manetta la mattina e la sera, e il prossimo album ci saranno un sacco di canzoni scritte da me. Quindi, e poi c'è stata questa meravigliosa esperienza con Katherine Jenkins che mi porterò a vita. E infatti io proprio a questo volevo farti arrivare. Cioè, tu hai registrato a dicembre questo, nell'ambito di un musical, che era il suo musical di Natale, Sì. proprio alla Royal Albert Hall, che è una sala concerti in cui si sono esibiti i più grandi artisti di tutto il mondo, Alberto. Infatti sono molto ma molto contento. Spero un giorno Sì. di tornarci, magari fare un concerto tutto mio, sarà bellissimo. Però veramente quello che è successo non mi sembrava vero. Vedere quel palco, cantare su quel palco è stata un'emozione indescrivibile. Sì, devi esserne molto orgoglioso, ma volevo fare un passo indietro. Cioè, tu come conosci Katherine Jenkins? Ti chiama lei? Cioè, cos'è successo? Katherine Jenkins mi ha contattato lei, che mi ha sentito e aveva il piacere di. Mi ha sentito la mia voce, se ne era totalmente. Gli era piaciuta tanto e quindi mi ha detto che voleva fare un duetto con me. Allora, la prima canzone che facemmo insieme è stata Cinema Paradiso. Poi da allora si è formato un rapporto di amicizia bellissimo, anche a livello musicale si è creata un'intesa bellissima e mi ha detto che voleva che cantassi con lei alla Royal Albert Hall nel suo musical, Concerto di Natale, I Believe, che è un brano che lei fece con Andrea Bocelli, e là in quell'occasione lo cantò con me. Bellissimo, ma io l'ho sentito Cinema Paradiso, veramente siete insieme, cioè i brividi, fate venire i brividi. Grazie. Già le musiche di Ennio Morricone sappiamo tutti, no? Mamma mia, grande. E già, ecco, è una responsabilità cantare su quelle note anche. Vabbè, Morricone per me è uno dei più grandi artisti del mondo, rimarrà sempre nella storia, è uno dei miei artisti preferiti, quindi intoccabile per me. Eh Però sì, un po' per in tutti. punta di piedi ho cantato Cinema Paradiso. Sì, perché tu comunque sei anche molto umile, Alberto, e questo te lo si No, deve riconoscere. è giusto che sia così. E devo dire, dicevo che proprio questo duetto, anche il video di questo duetto dove voi vi guardate con una tenerezza infinita, proprio i brividi, la Grazie. commozione è stata tanta. Alberto, Grazie. tu dicevamo sei molto giovane, hai studiato veramente tanto per arrivare dove sei oggi. Sei un Sì. polistrumentista, sei laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. Dico, tutto quello che hai adesso tu te lo sei costruito. È vero, Amici sicuramente è stato un trampolino di lancio e ha accelerato questo successo, però devo dire che tu questo successo te lo sei costruito. E ti Grazie. faccio una domanda. Quanto sei cambiato dall'Alberto che studiava a Messina o l'Alberto che è entrato da Amici ad adesso? Magari non è passato tanto tempo, ma io penso che hai vissuto delle esperienze che ti hanno cambiato. Allora, sì, ho vissuto le esperienze che mi hanno cambiato. Io praticamente incominciai a. Tutto cominciò nel 2012 a Ti lascio una canzone, quando lì conobbi un tenore fortissimo. Incominciai a fare lezioni di canto lirico con questo tenore e ho preso la laurea magistrale a Matera. E da lì poi praticamente con lo studio poi appunto feci un programma di Amici che è stata un'esperienza unica e ovviamente mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto maturare perché essendo una scuola mi ha dato la possibilità di studiare 24 ore su 24 dimenticandomi totalmente di tutto ciò che c'era, tutti i problemi esterni e cioè, facendomi solamente fare ciò che amo fare, la musica. Quindi io praticamente mi svegliavo la mattina e l'unico mio pensiero era studiare le canzoni, andare a cantare, scrivere, mi dava delle possibilità e delle opportunità gigantesche. E quindi sono cambiato tanto, sono maturato tanto e ancora però sono all'inizio, quindi ho ancora tanto da crescere, da maturare. Quindi ancora ne ho strada da fare.
Ancora sono a niente praticamente. Questo sicuramente, però devo dire che hai già dietro una bellissima esperienza di carriera e devo dire che il fatto che tu abbia cominciato adesso anche a scrivere è una cosa che fa parte di questa crescita. Mi aiuta tanto e soprattutto la bellezza delle robe è che quello che voglio dire adesso lo dico attraverso la musica. Magari prima scrivevo solo la musica, adesso col testo appunto tiro fuori tutto ciò che ho dentro e cerco di trasmettere alle persone e far capire esattamente cosa provo quando canto. Certo, è un'esperienza totalizzante. Sì. E allora, io vorrei chiederti una cosa. Tu sei siciliano, no? Sai benissimo comunque che in Sicilia a volte non è semplice esprimersi a livello artistico, soprattutto uscire fuori dall'isola. Allora, che consiglio daresti ai giovani che vogliono lavorare nel mondo della musica e invece faticano, no? Oggi più che mai, ma in generale faticano. Oh, io penso che la Sicilia, beh, offre tanto. Diciamo che è difficile, ma è difficile in tutto il mondo, non solo in Sicilia. È difficile, bisogna semplicemente crederci, bisogna studiare, non smettere mai di studiare, non demoralizzarsi ai primi ostacoli, ma quelli là sono semplicemente delle cose che ti devono far crescere per continuare ad evolverti. E bisogna sempre essere, cioè, sempre rincorrere i propri sogni, perché magari la fortuna non arriva subito, perché comunque ci vuole una base di studio, tanto studio, ma anche ovviamente la fortuna, una botta di fortuna ogni tanto ci vuole. Però bisogna anche formarla, bisogna crearla questa botta di fortuna, se no non arriva mai. Bisogna sempre avere tante strade aperte e prima o poi arriva la fortuna, arriva e si forma. E uno va sulla giusta strada, quindi l'importante è avere delle basi solide. Questo è. Allora, grazie per questo bellissimo messaggio di cui sicuramente i Grazie a ragazzi voi. giovani come te ne faranno tesoro. Ci puoi rivelare dei progetti futuri? Progetti futuri, appunto, sto scrivendo per il prossimo album, che ancora però non so quando uscirà, però molto, ma molto presto. E poi sto preparando una sorpresa per tutti quanti i fan e tutte quante le persone che mi hanno sempre sostenuto fino ad adesso, per creare un gruppo più compatto, più unito e per crescere sempre di più. Quindi molto presto ci sarà una sorpresa per tutti loro. Quando sarà, lo possiamo sapere. Molto presto, questione di un mese, 1 mese e mezzo, dai. Dai, ci hai rivelato una cosa bellissima. Poi Allora aspetteremo con ansia questa sorpresa per non tutte vedo le l'ora. Non tue fan. E infatti, vedo sì. l'ora. Senti, Mamma mia. allora, io so che tu avevi tantissime date l'anno scorso, giusto? Ma che c'era una data in particolare che ci Ciao lega Nino. anche? 24 Esatto. luglio. Io spero di farla. Sto insistendo un botto, però ovviamente ci stanno tanti problemi in questo momento più grossi. Quindi, fin quando si riesce a fare, molto volentieri. Io sono il primo, non vedo l'ora. Sto facendo come un pazzo per farla. Se si farà, comunque ci saranno tutte quante le precauzioni e tutto quanto sarà super tranquillo, in modo tale per la salute di tutti quanti. Però si spera di farlo, perché purtroppo non sono io a decidere questa cosa. E vabbè, certo, Speriamo. questo sicuramente. E io ti auguro e spero per noi fan che questo possa avvenire presto, perché davvero ti aspettiamo Non al Teatro Greco di Taormina vedo l'ora, il 24 luglio. il Non 24 vedo l'ora. luglio per coronare, diciamo, un tuo piccolo sogno, Esatto, giusto? E anche sono per super noi, felice. per vederti proprio nella tua terra. Non vedo l'ora, vi giuro, il concerto di Taormina sarà. Non vedo l'ora di andare e di Ci fare questo. sarà sicuramente una grande condivisione e una grande energia. Sicuramente, sarà bellissimo. E io allora, su questa speranza, su questo augurio di vederti presso a Taormina, ti ringrazio per Grazie a te di questa tutto, intervista. grazie Sei stato veramente. veramente gentilissimo ad accettare il nostro Grazie, invito. ma scherzi, grazie di cuore. Ed è Speriamo di vederci stato. presto, ci vediamo a Taormina. Eh sì, ci vediamo a Taormina. Esatto, Ci dai. diamo appuntamento a Taormina e io ti Esatto. ringrazio e ti Grazie di saluto, cuore. Alberto. Un Ciao. bacione e ci vediamo presto. Grazie mille. Ciao.